Confermo che il Presidente del Consiglio ha intenzione di nominare Bondi come commissario. Il motivo è legato al fatto che occorre qualcuno che sia immediatamente operativo. Amministrare un'azienda di quelle dimensioni, ho provato prima a darvi dei dati, non è una cosa che si improvvisa. E siamo in presenza di un amministratore che è in grado di continuare, anche se con un indirizzo che è dato in questo caso dal governo, di operare con gli obiettivi che abbiamo detto, tutelare l'ambiente e garantire la continuità produttiva, che è anche garanzia della continuità occupazionale. Per quel che riguarda la famiglia Riva, la proprietà è di una società dove i Riva sono la maggioranza, ma non è della famiglia Riva, c'è una società finanziaria dove i Riva credo hanno il 36-37%, sono i soci di riferimento. Non è un esproprio questo e i proprietari rimangono gli stessi. È il motivo per cui abbiamo cercato di rendere il più stringente possibile l'attività del commissario, cioè dargli tempi stretti per garantire il rispetto pieno dell'AIA. Non siamo in presenza di un esproprio, siamo in presenza di un commissariamento che ha degli obiettivi precisi, raggiunti i quali i legittimi proprietari, la società finanziaria dove i Riva sono la maggioranza relativa, non la famiglia Riva, dove i soci proprietari rimarranno proprietari.